amici di Valdo TV, ben ritrovati, ci troviamo in birreria Pedavena, siamo qui in occasione della presentazione dei piloti che parteciperanno all'F1 Series, un campionato di 4 gare che è stato organizzato da Andrea Grigoletto e dal suo amico Michele Dalla Piazza. Un'amicizia che vi ha portati ad unirvi ancora di più con la pratica del modellismo elettrico. 4 appuntamenti che ci accompagneranno da questo aprile fino a settembre. Quanti piloti, parliamo di numeri, quanti piloti in gara? Piloti in gara ne abbiamo 38, con la composizione di 20 team che parteciperanno appunto a questo campionato F1 Series. Anche tu parteciperai all'interno di un team? Anch'io parteciperò, sì, certo. Anche Michele? Assolutamente sì. Michele, tu sei presidente dell'associazione Prealpi RC, che si occupa della gestione ormai da 4 anni della pista verde di Fener. Una pista tutta nuova per questo campionato F1 Series. Sì, in effetti, grazie all'aiuto di sponsor e di tutte le forze possibili e immaginabili, siamo riusciti quest'anno a ristrutturare completamente la pista. Abbiamo riasfaltato completamente il manto, quindi si troverà un fondo totalmente nuovo. È stato aggiornato anche il palco di guida con un allargamento, quindi i piloti saranno molto più comodi. Ed inoltre è stata fatta una pit lane tutta nuova, rialzata, per dar modo ai meccanici di essere anche loro molto più comodi nel gestire il modello in fase di messa a punto, di preparazione, e per quanto riguarda anche dello scoppio, nei rifornimenti e nei cambi gomme. Parliamo appunto di preparazione. Quanto conta l'amicizia in un gioco, nell'organizzazione di un gioco così grande? Ma penso che, come tutte le cose belle, anche l'amicizia abbia la sua parte fondamentale. Qua, prima di tutto, in questo campionato si è cercato di trovare delle persone comunque in amicizia nella pista. È un campionato nuovo, è un campionato elettrico, che non servirebbe nemmeno il meccanico, come diceva prima Michele, per lo scoppio, che lì allora c'è la necessità di avere una persona che ti dà una mano per il rifornimento, per il cambio gomme, mentre qui sull'elettrico non c'è la necessità di una persona. Però anche se non c'è la necessità di una persona, c'è comunque la voglia di stare insieme e la voglia di amicizia appunto in pista. È il nostro team è Williams Rothmans. Pronti, carichi? Carichissimi e pronti per la stagione 2017. Quanti anni sono che pratichi il modellismo? Dal 2006. 2006, sì. Una passione, ma anche tanto tempo. Sì, è una passione che porta via molto tempo e che io purtroppo tempo ne ho poco ultimamente. Modellismo, che passione! Quanti anni? Che faccio modellismo dal 2001. E si vince, si perde? Beh, di solito proviamo a vincere, soprattutto io, lui è il mio team manager, che mi dà la possibilità di esprimermi al meglio in gare nazionali e internazionali, quindi lo ringrazio sempre. Abbiamo trovato un giovanissimo modellista. Ciao, tu ti chiami? Thomas. Thomas, quanti anni sono che pratichi? 1 anno e mezzo. E questo è il tuo primo campionato? Sì. Quindi le prospettive? Proverò a vincere, magari mi accontenterò del secondo posto, ma penso di riuscirci ad arrivare primo. Chi è il tuo compagno di squadra? Lui. Michele, la vittoria è individualista? No, allora, nel caso dell'F1 Series, e qua attribuisco la genialità della cosa anche ad Andrea, l'organizzatore, è che non solo ci sarà un punteggio singolo per il pilota singolo, ma ci sarà un punteggio costruttori, proprio come nella realtà della Formula 1. Quindi il team, che è composto da 2 piloti, avrà un punteggio globale. Quindi anche il pilota che diciamo è in difficoltà e così, avrà tutto lo stimolo di fare bene per poter aiutare il proprio compagno ad accumulare punti di team per la vittoria finale anche del team, non solo del pilota singolo. Francesco, cosa significa essere modellista? Oddio, io sono modellista per poco tempo, ma vuol dire staccare completamente e pensare alla gioia di stare con degli amici e rilassarsi. Team Toyota, Daniele e Diego, allora siete pronti, siete carichi per questo campionato? Ci proviamo, se non altro, non abbiamo velleità di vittoria, ma di divertirci sicuramente. Ecco, perché l'importante è divertirsi.
l'importante soprattutto divertirsi, è scopo principale del nostro hobby e speriamo di attirare ancora altri piloti e... Essere in team cosa significa? Quante ore spendete per la costruzione dei vostri modelli? Ma in realtà i modelli una volta costruiti non è che abbiano bisogno di grandi poi manutenzioni, però ogni volta che finisci una gara devi un po' ricontrollare tutto il setup, tutto, che sia tutto a posto. E le mogli cosa dicono di queste passioni? Le mogli è il tasto dolente. Ma non è vero che le donne si arrabbiano, qui abbiamo una donna che ha regalato, spiegami bene, la tessera per poter partecipare? No, è l'abbonamento alla pista per poter utilizzare la pista quando voglio, in tutto l'arco dell'anno. Questo regalo come mai? Beh, intanto gliel'ho fatto 4 anni fa, siccome ho visto che comunque gli piaceva questo tipo di sport, ho pensato che come regalo di compleanno era una buona idea. Segui le gare, tutte le gare, sei a seguire, sei la fan numero uno. Eh beh, certo. Prima apertura ufficiale il 30 di aprile, vogliamo invitare anche i nostri telespettatori all'apertura ufficiale di questa F1 Series? Sì, assolutamente sì, volentieri, più gente c'è più contenti siamo noi, perché il nostro è comunque uno sport, chiamiamolo sport, un hobby di nicchia, quindi avremo piacere di avere più persone possibili. Il 30 aprile sarà la prima gara dell'anno nella quale faremo anche l'inaugurazione del circuito nuovo, dove interverranno sicuramente il sindaco e anche l'assessore allo sport del comune di Alano di Piave a patrocinare appunto questa nuova apertura con un taglio del nastro simbolico e che ci dia, diciamo, un buon auspicio per gli eventi futuri, ecco. Andrea, come possiamo seguire gli eventi e il susseguirsi di F1 Series? L'F1 Series è possibile vederlo oppure seguirlo su Facebook, la pagina Facebook F1 Series, e sul sito mycandyteam.com, che è il sito ufficiale di tutti gli eventi che il MyCandy Team organizza per questi eventi, per queste giornate in pista. Ma ultima domanda, perché voi siete amici ma siete anche rivali in questo gioco. Chi vince Andrea? Chi vince Michele? Penso io. Tu invece cosa dici? Vince Andrea? Andrea giocherà per il secondo posto sicuramente quest'anno, perché il primo è già prenotato da me. Con questo interrogativo e con questa sfida anche tra amici molto curiosa, vi aspettiamo il 30 di aprile alla pista verde di Fener. Ciao!